O'Brien, sono vicino a un radiofaro, quello di Camp Creek. Non vedo nulla qui. Aspetta. Ok, una squadra sarà lì a breve. Conosci le istruzioni, chiudo. Sì, conosco le istruzioni. Cercare di non finire impallinato mentre faccio la spia per te. St. John, chiudo. Sì, allora cos'è successo? Insomma, l'ultima volta sembravi sul punto di fartela addosso nella tuta. Niente, te l'ho detto. Ci sono uomini sopra di me che vogliono tenerci all'oscuro. Mi sono esposto troppo, ho rischiato di farmi scoprire. Sai cosa? Non me ne frega un cazzo. Io voglio solo informazioni su Sara. Whitaker, ho chiesto a qualcuno di indagare. Non è facile, serve tempo. Devi avere pazienza. Ah sì? Non che abbia molta scelta, vero? Quella squadra di ricerca non fa parte della mia unità, quindi... Fuori di io, anche i soldatini di stagno che marciano a fronte. Tranquilli, voi continuate il vostro spettacolino. La zona è sicura? Chissà quanto ci vorrà. Sempre troppo per i miei gusti. Non sopporto questi incarichi. Ma perché ti lamenti sempre? Nota operativa 2068. Il soggetto evidenzia la morfologia delle infezioni al secondo stadio. I tendini delle mani sono meno contratti, mentre le unghie sono poco acuminate, come se mangiate di recente. Inoltre, il soggetto indossa monili e abiti in uno stato migliore rispetto a... No, chiedo scusa, non ho potuto fare a meno di ascoltare. Ah, l'aspirante biologo con la pistola. Già, sì, più o meno. Dice che indossava dei monili. Che significato potrebbe avere? Queste creature vivono allo stato prato da 2 anni, scontrandosi tra loro e aggredendoci. Sì. Metti un orologio d'oro a un babuino, liberalo nei boschi per 2 anni e vedrai che succede. Ok, credo d'aver capito. Questo orologio è come nuovo. Davvero, quindi? Quindi, questo esemplare ne ha avuto cura? Oppure ha iniziato a indossarlo? Di recente? Porca vacca, pensavo fossero tutti, come dire... schizzati senza controllo. Sì, è così. Ma proprio come un malato di demenza senile allo stadio terminale può mostrare attimi di lucidità, così gli infetti al secondo stadio possono conservare qualche scampolo di memoria. Sul serio? Sul serio, osserva i suoi abiti. Sostanzialmente puliti, no? Beh, più o meno. Ma rispetto al campionario di feci e urina del Furioso Medio. Già, bello schifo. Fai indossare lo stesso paio di calzoni a un bambino per 3 anni. Santo cielo. Ti sei chiesto perché le aree? E non finiremo mai. No, andiamo, non esagerare. Per quanto ne abbiamo ancora? E come faccio a saperlo? Dobbiamo aspettare che Doc finisca. Nota operativa 2068. Il soggetto evidenzia la morfologia delle infezioni al secondo stadio. I tendini delle mani sono meno contratti, mentre le unghie sono poco acuminate, come se mangiate di recente. Inoltre, il soggetto indossa monili e abiti in uno stato migliore rispetto a... No, chiedo scusa, non ho potuto fare a meno di ascoltare. Ah, l'aspirante biologo con la pistola. Già, sì, più o meno. Dice che indossava dei monili. Che significato potrebbe avere? Queste creature vivono allo stato prato da 2 anni, scontrandosi tra loro e aggredendoci. Sì?
Metti un orologio d'oro a un babuino, liberalo nei boschi per 2 anni e vedrai che succede. Ok, credo d'aver capito. Questo orologio è come nuovo. Davvero, quindi? Quindi, questo esemplare ne ha avuto cura, oppure ha iniziato a indossarlo. Di recente? Porca vacca, pensavo fossero tutti, come dire... schizzati senza controllo. Sì, è così, ma proprio come un malato di demenza senile allo stadio terminale può mostrare attimi di lucidità, così gli infetti al secondo stadio possono conservare qualche scampolo di memoria. Sul serio? Sul serio. Osserva i suoi abiti. Sono... sostanzialmente puliti, no? Beh, più o meno, ma rispetto al campionario di feci e urina del furioso medio. Già, bello schifo. Fa indossare lo stesso paio di calzoni a un babbuino per 2 anni. Santo cielo. Ti sei chiesto perché le aree un tempo abitate pullulino di furiosi? Non ci avevo mai pensato, ma sì, immagino sia vero. Già, pensiamo sia perché nei loro crani defunti forse sopravvive l'ombra del ricordo di ciò che era lontano. Merda, non penserete siano ancora consapevoli? No, no, abbiamo i dati delle tante. La loro condizione è simile alla morte cerebrale. Che significa? Non lo so, è quel che cerchiamo di scoprire. Beh, significherà che alcuni furiosi si svegliano la mattina, fanno la doccia, si vestono, prendono il loro bello orologio d'oro, danno un bacio alla moglie ed escono per una nuova giornata di massacri e merda nei pantaloni. Ma perché i cervelloni perdono tempo con questo schifo? Spero sia quello che volevi, Brian. Ok, ora devo solo andarmene da qui. O'Brien, mi ricevi? O'Brien! Aspetta. Ok, ci sono. Ho piazzato il rilevatore e trasferito i dati. Era un ricercatore o una ricercatrice? Cosa? Perché? Era un uomo o una donna? Ah, era una donna e no, non so dirti il nome. Il viaggio è lungo. Ok, ti tengo aggiornato. Passo e chiudo. Hai fame? Io ho sempre fame. Chissà quanto ci vorrà. Sempre troppo per i miei gusti. Non era neanche il mio turno. Non dovrei essere qui. Va a protestare al comando. Ti sembra una del comando? Ehi, si è mosso qualcosa. Così hai scovato Eric Lynch. Ah sì, Mike, l'ha trovato. Vorrei ringraziarti per non averlo ucciso. Istruiremo un processo e avrà modo di raccontare la sua versione. Ah, magnifico. Peccato che Campbell e Reed non siano vivi per testimoniare. Ehi, sarà presente qualcuno che riferirà al loro nome e avremo dei testimoni. Da noi funziona così, Dick, lo sai. Lasciatemelo 5 minuti e avrete una confessione. Grazie, ma ci pensiamo noi. Mike, chiudo.
Qui per la moto? Do un'occhiata. Ok, ok, ti faccio il pieno. Sarò qui se hai bisogno. Bloccato qui fino a tardi. Devi cercare di finire in un paio. Ci si vede. Ehi. Tu credi che i furiosi ricordino qualcosa? Della tua vita. Come era prima, intendo. Ciao. Ehi, Blair. Forza sovrumana e desiderosi di sbudellarti. Ok. Qualunque cosa ti serva, io ce l'ho. Va bene. Ehi, a presto. Ehi, amico. Ehi, come va? Ah, va bene. Ciao. Abbiamo abbastanza stufato? Chiudo gli occhi solo per un momento. Coraggio. Andiamoci da fare. Mi riposo solo un attimo. Allora basta. Sta attento. Ci sei? Sì. Come stai, fratello? Come sempre. Sei ancora a caccia di elicotteri? Sì. Hai scoperto che muore la gente? No, ma O'Brien diceva la verità. Nero è qui e organizza missioni sul campo per studiare i furiosi. Il problema è perché... Ehi, devo andare ora. È passato schizzo e mi ha chiesto di spalare merda tutto il giorno. Digli di mangiarla la merda. Certo, riferirò. A dopo.
Servi in strada. Beh, ora non dovete più preoccuparvi del traffico. Potrei fermarmi a fare il pieno. Carburante. Perfetto. A posto. Ehi, ho un regalo per te. Ma che cazzo? Hai recuperato la mia moto? Non volevo che Cop la prendesse e la smontasse. Cristo, Dick. No, l'ho fatto soprattutto per... sai, per i pezzi di ricambio. Per come sei messo non ti serve. Merda. Grazie, amico. È ciò che più mi manca. Correre sulle strade.
Dick, Eddie mi ha solo chiesto di riferirti che ha pagato degli uomini perché riportassero indietro la tua moto. È all'officina meccanica. Ma come? Prego, Dick. Ricky, chiudo. Ehi, Dick. Do un'occhiata. Ah, guarda quanti arretrati. Questa moto è messa male. Sarò bloccato qui fino a tardi. Devi cercare di finire in un paio di giorni. È in uno stato davvero pietoso. Non guardare me. Dove diavolo è finita la mia chiave a cricchetto? Non trovo mai niente. Ah, è tutto un casino, non dirlo a me. Non so ok. Da che parte iniziare? Diamine. Ci si vede? Dick, alcuni motociclisti sono arrivati al campo, hanno sparato al cancello e sono scappati. Oh, merda, in che direzione? A ovest, ma non sono andati lontano. Hanno occupato una zona a nord di Eden Hill. Credo stiano pianificando un altro attacco, ma voglio vederci chiaro. D'accordo, ok, me la sbrigo io. Grazie, Dick. Come andiamo? Ehi, hey Blair, come stai? Ah, ottima scelta. D'accordo. Ehi, a presto. Ehi, ciao. Ehi, tu credi che i furiosi ricordino qualcosa della loro vita? Forse è difficile da credere, ma io facevo il poliziotto a Farewell. Avevamo armi a volontà. Sì, mai. Eravamo addestrati. Potrebbe essere. È stato così veloce. E non parlo solo dei saccheggi in città, quelli del primo giorno. C'era un'emergenza ovunque. La gente. Tutti usavano la violenza senza capire che così peggioravano le cose. Ho sparato a una donna davanti ai suoi figli. Perché aveva ucciso un uomo.
St. John. Mark Copland chiama Deacon St. John. Ehi, Cop, che si dice? Niente di che. Un paio di miei uomini sono stati a Monte O'Leary l'altro giorno. Hanno trovato un rifugio sopra una vecchia torre di vedetta della forestella. Davvero? Sì, signore, così mi hanno detto. Assicurano fosse abbandonato, ma molto strano. Chiunque vivesse lì si è dimenticato una moto. E anche in buono stato, a quanto pare. Sul serio? Già, ma non è questa la cosa strana. La cosa strana è che i miei sono tornati lì per recuperarla, ma... Ok, Ricky, sono vicino a Eden Hill e i randaggi sono ancora qui. Ce la farai? Beh, lo scopriremo presto. Deacon, chiudo. Come andiamo? Mi serviranno. Bene, signori, pensavate di venire qui a sparare alla gente? Beh, è il momento di cambiare aria. Chi va là? Becca il bastardo, l'ho ucciso! Guarda che ti salto! Vuole scappare, ammazziamolo! St. John, Mark Copland chiama Deacon St. John. Ehi, Cop, che si dice? Niente di che. Un paio di miei uomini sono stati a Monte O'Leary l'altro giorno. Hanno trovato un rifugio sopra una vecchia torre di vedetta della forestella. Davvero? Sì, signore, così mi hanno detto. Assicurano fosse abbandonato, ma molto strano. Chiunque vivesse lì si è dimenticato una moto. E anche in buono stato, a quanto pare. In serio? Già. Ma non è questa la cosa strana. La cosa strana è che i miei sono tornati lì per recuperarla, ma la moto era sparita. Inspiegabile, non trovo. Senti, Cop, è una storia molto interessante, ma... No, aspetta, ti dico io cos'è interessante. Giurano che quella vecchia moto fosse molto simile a quella che era solito usare Boozer. Ok, fammi capire, Cop. Vi siete inerpicati sul Monte O'Leary. Avete trovato una moto che sembrava... Oh, su, divertiamo. No? Potete fare di meglio. Quanti altri siete? Passi definiti. No, merda, un altro. Sono bloccato. Questo doveva essere l'ultimo. Ok, ora posso chiamare Ricky e avvertirla. Deacon, com'è andata? È andata, non spareranno più a nessun campo. Grazie a Dio. Aggiorno Iron Mike. Sai, se continui così, tu e Mike diventerete migliori amici. Ciao, Dick. Deacon, ci sei? Sì, Eddie, che c'è? Passeresti dall'infermeria quando puoi. Qualche problema? No, nulla. Devo solo parlarti. Ah, ok. Sì, certo. Dick, hai trovato quelli che hanno sparato al cancello e sono fuggiti? Ehi, Mike, sì. Li ho trovati e credimi, non torneranno.
Ti sembra che la situazione stia peggiorando? Il numero di predoni e randaggi in zona, intendo, senza offesa. No, figurati, ma hai ragione, Mike. La situazione è peggiorata, sai. Penso che sia lo stesso discorso che facevi sui turisti che salivano qui dalla California. Se potessi scegliere, anch'io preferirei stare qui che laggiù. Sì, davvero. A dopo, Dick. Iron Mike, chiudo. Ehi là, Dico, quando è che passi? Fammi indovinare, hai un lavoro per me. Mi faccio sentire io, chiudo. Predoni di pattuglia! A terra! Dick, sono preoccupata. Ricky, che c'è? Le gemelle Butler, Abigail e Gabby, le conosci? Le ho incrociate a volte. Qualcosa non va? Ieri sono uscite a pescare, ma nessuno le ha più viste. Le rive del lago sono sicure, almeno lontano dalla palude. Purtroppo non erano a Lost Lake. Sono andate a est, verso il fiume Metolius. Ma sono impazzite. Ok, vedo se riesco a trovarle. Deacon, grazie mille, davvero. Serve niente? Ehi, come va? Ehi, ti faccio il piano? Faccio il piano. Ecco, come nuova. Ok. A dopo. Compri qualcosa? Cerco solo una cosa.
Ehi. Ehi, Blair. Oh, ottima scelta. Ok. Ok. Grazie per la visita. Come butta, amico? Ciao. Hai un bel po' di orecchie, eh? Per oggi ho solo questo. Ehi, Ricky, che altro puoi dirmi? Prima che tutto andasse al diavolo, la famiglia delle ragazze andava in una zona per pescatori. L'ho segnata sulla mappa. Ok, inizierò da lì. Di, conchiudo. Ok. Una canna da pesca. Non ce ne sono altre, deve essere il posto giusto. Ragazzi, stavano pescando. Disposti, eh? Non ti muove, prendiamo. Questa non ti servirà. Ricarico, ricarico!
su da qui. Oh Cristo. Ricky, l'ho trovata. È viva. Dick, grazie al cielo. Ascolta, non ha voluto seguirmi. Manda qualcuno che la conosca a prenderla, ok? Ora sta tornando al campo. Ok, va bene. Ricky, chiudo. Perfetto. Sarà utile. Passeggiata. So già come usarti. Andata. Servono sempre.
Sembrerà strano. Non mi dispiace questa cosa. Che si dice? Ehi, come va? Vuoi dare un'occhiata? Ok, ci penso io. Ecco, come nuova. Sì, certo. Ciao, Dick. Come andiamo? Che succede? Bene, bel bottino. Non ho altro. Ehi, bentornato. Ehi, Blair. Ok. Ottima scelta. Ok. Ehi, torna presto, ok? Ehi, Deacon, hai un secondo? Come sta William? Non lo vedo da un po'. Kibuser se la passa come chiunque altro, sopravvive. Allora è messo meglio di molti altri. Già. Senti, dovresti tenerlo d'occhio. Che intendi? Beh, se perdi un braccio devi rinunciare al tuo stile di vita. Non era una gran vita, è di dubito che... Sei un suo amico. L'unico rimasto. Boozer sta bene. Sopravvivrà almeno. Che si dice? Ti apro il cancello. Ehi, l'avete recuperata? Ehi, Dick. Sì, sta bene. Certo, è traumatizzata, ma trovami qualcuno che non lo sia. Sappiamo tutti che significa perdere. Già, immagino di sì. Certo, a dopo, Ricky.
Ok. Ora è mia. Andiamo, qualcuno apra. Puoi aprire, l'ho già visto in giro. Ehi, hey, Boozer. Come trovassi? Devo aprire il cancello. Scusa, ma non ho tempo per chiacchierare. È più tardi.
Ehi, hey, Eddie, ci sei? Deacon, sì, dimmi. Sì, allora, non penso se la stia passando molto bene. Non lo so, devo dire che sono in pensiero per lui. Sì, anch'io. Un secondo. Quando è passato sembrava, non saprei, arrabbiato, depresso. Cerco comunque di tenerlo d'occhio per assicurarmi che non commetta qualche sciocchezza. Faccio il possibile, ok? Provaci, dico. Lui l'apprezzerebbe molto. Infermeria, chiudo. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Già un mese prima che il mondo andasse in malora, scrivevo sulla mia newsletter, Farewell Freedom. Qualunque cosa accada, procuratevi acqua e provviste per un anno, perché siamo tutti a un passo dall'anarchia. Pensavo che se avessi aiutato gli altri a prepararsi, quelli più scrupolosi, intendo, gli unici disposti ad ascoltarmi, forse saremmo sopravvissuti al crollo della civiltà. Ma importa. Stanno finendo e i superstiti cominciano a soffrire la fame. Ricordate la favola della cicala e della formica? Beh, lui avrebbe visto la calamità e reagito di conseguenza. Ce la siamo sentita di abbandonare voi cicale al vostro destino, anche se non avete fatto altro che ballare al sole senza preoccuparvi del futuro. E ora ne stiamo un pezzo. Vediamo di farlo. Non lo so. Pesce scarseggia. Ma si avvicina idem. Non ricordo l'ultima volta che ho visto un cervo o un mare. Ma vi assicuro che non ci ritroveremo mai l'uno contro l'altro. Signore, dritto in testa. Noi resteremo uniti. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Stronzate da complottisti. La verità è che le cicale si sono armate fino ai denti, sono arrivate e hanno massacrato le tue formiche del cazzo, portandosi via tutto. Se vuoi raccontare parabole, almeno sei preciso. Dov'è finita? Zia, tuoli quei maledetti. Hanno uno staccio. Pensavo fosse qui. Deacon St. John, ci sei? Sì, Mike, ti ascolto. Ricky mi ha detto tutto riguardo il salvataggio di Gabby. Volevo solo ringraziarti. Conosco quella ragazzina da quando era in fascia. Certo, Mike. Vorrei essere arrivato in tempo anche per Abigail. Bastardo è scappato. Hai fatto il possibile e te ne sono grato. Ci sentiamo. Lieto di averti tra i nostri. Chiudo. Chi è stato?
Cervi in strada. Certe cose non cambiano. Apri il cancello, è una faccia conosciuta. Ehi, tu credi che i furiosi ricordino qualcosa? Ciao. Che succede, Blair? Come era prima, intendo. Sì. È come se fossero... Sì, ottimo. Ma incazzati neri, con una forza sovrumana e desiderosi di sbudellarti. Ok. Ci vediamo in giro. Ehi, amico. Come ti va? Oh, ok, vediamo. Non ho altro oggi. Che si dice? Da un'occhiata, ti spiace? Ok, ok, ti faccio il pieno. A dopo. Durante il mio ultimo viaggio in moto, e ti assicuro che non ce ne saranno altri, mi sono imbattuto in un branco di cani di infetti. Cani, lupi, non so cosa diavolo siano, ma nari li chiamano. Guidavo una moto ridotta piuttosto male, quindi non riuscivo a... Ok, il punto migliore è questo. Non mi convince, Mike. Abbiamo già perso uomini lì. Abbiamo perso chi? Quando? Qualche settimana fa. Torres e Evans cercavano provviste, ti avevo detto che... No, maledizione, non l'hai fatto! Te l'ho detto! Siamo andati a cercarli, ma l'ingresso era crollato. Fuori c'erano le moto, ma il posto era invaso. Ricordi? Non so neanche se sono riusciti a entrare. Qual è il problema? Stiamo studiando le carte, quelle di Sherman Scanlon. Mm-hmm. C'era una miniera in fase di ampliamento. Quindi ci saranno accatastati degli esplosivi. Esatto. Ma Schizzo ha deciso di dirmi ora che ci abbiamo perso due uomini. E questo non l'ho mai detto, Mike. Ma senti, io... Dammi la mappa, recupererò gli esplosivi e cercherò di altri ragazzi. Che diavolo. Tutti fidi di lui, Mike. Ma io no. Dimmi. Quanto paga adesso Tucker per una cassa di tritolo? Senti, datti una calmata, lui fa la sua parte. Oh, davvero? E che cosa fa? Oltre a infrangere la pace con i ripugnanti, evitare il lavoro, girare con ricchi tutto il giorno, che cosa fa? Eh? Tu invece che fai? Eh? Ti gratti mentre gli altri fanno tutto? Proteggo l'accampamento da predoni, ladri e randagi. D'accordo, ora smettetela. Piantatela! Ehi, non ti fidi? Allora lo accompagni. Ma ricordate questo tutti e due, ricordate. Apparteniamo tutti alla stessa comunità. Ok, mi sta bene. Domattina saliamo in moto e andiamo. Partiamo subito. Ora. Sì. Ora, nel pieno della notte. Certo. Sai, finché buio ci saranno meno furiosi nella miniera. Oh, sì, giusto. Visto che non vieni a lavorare, insegui gli elicotteri spia e ora sei un esperto di furiosi, vero? Serve un cazzo di esperto per sapere che i furiosi escono di notte. Ok, va bene, adesso basta. Ok, ok. Vuoi partire ora? Andiamo ora. Ma questa la tengo io. Cristo santo. Ehi, senti, ha avuto i suoi problemi, proprio come tutti quanti. Ma fa il suo dovere. Vado a dire a Torres Evans. Dick, voglio solo evitare che gli capiti un altro incidente in quella miniera. Cazzo, ma cosa ti aspetti da me? Sto
Sto ancora cercando di capirlo. Ci vediamo quando ritornate. Figlio di puttana. Dove andiamo? Lucky Lad, sai dov'è? Sì. Ok, ti aspetto. Ok, non restare indietro. Deacon, mi senti? Qui è Lost Lake, basso. E Ricky che c'è? Sono passata a trovarti, ma ovviamente non c'eri. Sono in missione con Schizzo per Iron Mike, torniamo entro domani. Problemi? Ho bisogno di te per un viaggetto. Voglio riparare quel trasformatore. Mi segui ancora il sogno della doccia calda? Qualcosa del genere. Noi torniamo in mattinata. A dopo, passo e chiudo. Credevo di trovarti già qui. Ho avuto un contrattempo. Quindi sono quelle degli uomini di Mike? I miei uomini. Comunque sì. Torres e Evans. Non erano randagi, ma erano stati nell'incubo. Li credevo pronti. A quanto pare ti sbagliavi. Sono già state saccheggiate. Maledetti sciacalli sono ovunque. Schizzo, perché non hai recuperato la loro roba quando sei venuto qui fuori a cercarli? Perché c'erano troppi furiosi. Ecco perché. Come loro. Solo morti di più. Andiamo. Mike ha detto che gli esplosivi sono chiusi in casse blindate. Speriamo di trovare le copie delle chiavi dentro l'ufficio. Larve maledette. Dio, come odio quei mostri. Su questo siamo d'accordo. La porta è chiusa. Riesci a forzarla? No, c'è qualcosa che la blocca dall'interno. Non ne ho idea. Proviamo un altro modo. Ehi, vieni qui. Ti do una mano a salire sul tetto. Pronto? E vai su! Ok. Questa è fatta. Stai bene? Sì, grazie per la premura. Eccola. Schizzo! Problema risolto. Sì, fantastico. Guarda in giro. Vedi se trovi dei razzi. Aspetta, non avevi portato la torcia? Sì, ma le pile sono andate ormai. Diventano sempre più difficili da trovare, soprattutto quelle cariche. Razzi.
chiusa a chiave. Schizzo, ho trovato una cassa di razzi. Sì, prova a forzare la porta, così posso entrare anch'io. I razzi sono qui. Sì. Dammi le chiavi. Intendi queste chiavi? Sì, passa. Ehi, ho un'idea. Facciamo che tu fai strada fino alle casse e io le apro. Qualcosa in contrario? Nessun problema. Ma non perderle. Certo. Ok. Cerca di stare attento. D'accordo. Entriamo. Ti seguo a ruota. Visto? Te l'avevo detto. È stretto, ma forse riusciamo a passare. Dammi una mano. Avanti, spingi! Sto spingendo! Prova a fare leva su quella roccia. Oh, ok. Sì, così. A te sembra stabile? Più o meno. Ricorda, non usare la pistola. Non avevi detto che l'area è sicura? Non l'ho mai detto e non scherzo. Se apri il fuoco, rischi di attirare su di noi tutti i furiosi rimasti in zona. D'accordo, ho capito. Cristo. Prima area d'espansione vicina alla galleria principale. Dai, di qua. Ti seguo a ruota. Ah, merda, da qui non si passa. Guarda la mappa, c'è un altro tunnel, un condotto di aerazione. Secondo la mappa, qui hanno scavato un tunnel di collegamento, ma forse era instabile e l'hanno richiuso. Dove? Di qua. Qui? Sì. Sì, direi che l'hanno sbarrato. Beh, non sembra il massimo della stabilità. Che ti avevo detto? Io ho solo questa. Tu hai la torcia. A te l'onore. C'è un motivo se hanno interrotto i lavori. Qualcosa mi dice che l'intera miniera rischia di crollarsi addosso alla prima esplosione. A me sembra solida.
Stai bene? Nessun osso rotto. Cazzo, era un soffio. Già. Beh, ora non si torna più indietro. Forza, di qua. Cosa fai? Secondo te mi oriento con i razzi. Perché? Hai la mappa. Questo posto è un labirinto. Meglio segnare i tunnel che abbiamo già controllato. Qui a sinistra. Ok. Ehi, qui. Cosa? Sono i tuoi uomini. Sì. Torres aveva sempre addosso lo stesso maledetto gilet. E io gli ripetevo: non vestirti di arancione, ti farai ammazzare. Ma qui il colore non c'entra. Il suo amico ha perso un braccio, è morto e Torres l'ha mangiato per una settimana. Sei mai arrivato a tanto? Ho superato molti limiti, ma questo no. Già, neanche io. Stai indietro. Non li lascio ai furiosi. Andiamocene in fretta. Sì. Vieni, proviamo da qui. Ti seguo. È piuttosto stretto. Ce la fai? Io non passo le giornate a non fare nulla. Ah, sei simpatico. Andiamo. Ok, la prima area d'espansione deve essere qui dietro. Se hai letto bene la mappa. L'ho letta benissimo. Visto? Hai ancora le chiavi? Sì, eccole. Cioè, non mi credevi. Certo, ti credevo. Andiamo. Forse l'hanno messo tutto insieme. Figli. Controlliamo l'altra. Di qua. Torniamo indietro. Forse ci siamo persi dei tunnel secondari. Che cosa ti sei perso? Schizzo, aspetta, c'è qualcosa che non quadra. Cosa? Di che parli? Noi non siamo arrivati da qui. Cioè? Vuoi dire che i razzi si sono spostati da soli? Già, forse mi sono confuso. No, aspetta un attimo, Cristo, questo è il tunnel principale. Cosa? Questo è il tunnel principale, non vedi i binari? Non c'erano quando siamo entrati. Impossibile. Merda, questi sono i miei razzi. Come hanno fatto a... Ok, qualcuno vuole fregarci. Forza, di qua. Aspetta un attimo. Che cazzo c'è qui? Vieni fuori! Fatti vedere! Cazzo, metti via quella cosa. Ma che stai dicendo? Sto dicendo che basta un colpo. Uno. E tutti i furiosi di questo cazzo di tunnel ci piomberanno addosso. Non avevi detto che di notte le gallerie sarebbero state... No, Ma che cazzo! Attento! Ma non posso sparare! Cazzo! Porca troia, ha preso le chiavi! Merda! Dove vai? Ha le chiavi, dobbiamo inseguirlo! Aspetta, torna qui! Cazzo, schizzo, sto scappando!
Vaffanculo, bastacciatelo, non scappare! Andiamo, stronzetto, vi voglio quelle chiavi! Dove sei finito? Dove vai? Ha le chiavi, dobbiamo inseguirlo! Aspetta, torna qui! Cazzo, schizzo, sto scappando! Fanculo, bastacciatelo, non scappare! Andiamo, stronzetto, vi voglio quelle chiavi! Dove sei finito? Dove vai? Ha le chiavi, dobbiamo inseguirlo! Aspetta, torna qui! Cazzo, schizzo, sto scappando! Fanculo, bastacciatelo, non scappare! Andiamo, stronzetto, vi voglio quelle chiavi! Dove sei finito? Potrebbe servirmi. Cazzo, scherzo! Gli ho detto di non sparare! Gli è saltato in mente! Scherzo! Piaciuto! Merda! Schizzo, basta sparare! Cosa? Ok. Mettete un'altra! Che diavolo vai bloccare?
Dovrebbe essere l'ultimo. E sì che i tunnel dovevano essere vuoti. Ti ho detto che sarebbe successo se avessi sparato. Che avrei dovuto fare? Lanciare dei sassi? Ho dovuto solo starmi a sentire, cazzo, la prossima volta. Usa questa. Sì, come vuoi. Non c'è di che. Per cosa? Per averti salvato il culo. Se non fossi scappato, non avrei avuto bisogno di te. Sei pronto a finire questa cosa? Sì, sono pronto. Vieni. Riguardo al braccio del tuo amico, Eddie dice che volevano bruciargli i tatuaggi. Sono stati ripugnanti, vero? Arriva il punto, schizzo. Ho parlato con un randagio, si è sparsa la voce. I ripugnanti stanno cercando due membri dei Mongrel. Ne sai qualcosa? Come vedi, ho ancora addosso la giacca. Non ci siamo nascosti, schizzo. Se Carlos vuole Boozer, non avrà problemi a trovarlo. Ma per arrivare a lui, dovrà passare sul mio cadavere. Che gli avevi fatto? Prima di rompere la tregua, intendo. Prima di... Sai cosa? Non lo so e non mi interessa. Avevo già ammazzato qualche stronzo ripugnante. Puoi scommetterci le palle. Ma dopo lo scherzo che hanno combinato a Boozer, quegli schizzati sono già morti. Già, ma Carlos è il più matto di tutti, fratello. Non ti conviene finire sulla sua lista nera. Sei sordo, non mi interessa e non sono tuo fratello. Ricordi cosa ho detto ad Iron Mike? Carlos può anche fottersi. Volevo solo avvisarti. Ormai sei uno di noi, giusto? Sì, sì, ok. Ma non preoccuparti per me, Boozer. Sappiamo badare a noi stessi. Dingo. A vedere. Grandioso. Almeno il vecchio sarà contento. Cazzo, pesa. Vorresti dire? Sai com'è fatto il vecchio? Quanto mi... Ci sono. Ci sono. Grazie. Lui pensa che la tregua con i ripugnanti ci proteggerà. La verità è che a loro non frega un cazzo degli accordi. L'unico motivo per cui non sono calati in massa è che sono occupati a nord a colpire Copland, a Hot Springs. Sì, lo so, ci sono stato. Quindi sai di cosa sto parlando? I ripugnanti arriveranno. E Iron Mike, lui non farà niente. Lascerà che quegli indemoniati rasati a zero ci travolgano come una marea rossa. Schizzo, non puoi saperlo. Dici? Andiamo. Gesù, sono così felice di vedere il sole. Merda, sono d'accordo con te. Oggi è già la seconda volta. Cazzo, fermati un attimo. C'è qualcuno lì. Ehi, una moto. È entrato qualcuno. Ehi, ti sei nascosto? Te la stai facendo sotto? Troviamo. Sì, muoviamoci. I miei ragazzi hanno esagerato, lo ammetto. Diventano sempre nervosi da queste parti. Proviamo a circondarli. Vieni qui e facciamo due chiacchiere. Ricevuto, ti copro io. Tutto. No, non preoccuparti. Tranquillo, amico, non vogliamo farti niente. È solo un malinteso, davvero. Anzi, vogliamo chiederti di entrare nel gruppo. Ci farebbe comodo una mano. Che ne dici? Devo farti i complimenti, randaggio. Hai tutte le carte in regola per sopravvivere in questo schifo. Ora, perché non abbassi le armi e vieni fuori a fare due chiacchiere? Forse potremmo trovare un accordo. Tutto ok, randaggio? Hai fatto innervosire i miei amici, ma se vieni fuori senza tirarla per le lunghe, posso mettere una buona parola per te. Che ne dici? Non essere timido, voglio solo parlare. Credevo che volessi solo parlare, ma il discorso è chiaro. Tieni giù la testa! Richiamalo!
Mangiamo. Sistemato. Spara quegli stronzi! Sei mio! Prendilo! Buttiamolo! Non si muove! Restano poche munizioni. I bastardi sono tutti morti. Già. Ok, ora pensiamo a quella cassa di dinamite. Sono stati loro a smantellare la moto, sicuro. Passavano da lì, hanno visto le nostre e si sono fiondati su un bottino facile. Ma non è stato facile come speravano. Sai, devo ammetterlo. Siamo proprio una bella squadra, noi due. Non ammetterlo. Ehi, volevo dirti una cosa. Quando tu e Boozer siete tornati al campo e Iron Mike vi ha riaccolti a braccia aperte, cazzo, ho pensato che il vecchio fosse rimbambito. Una mammolina. Qual è il punto, schizzo? Il punto è che io e te la pensiamo uguale. Ora mi è chiaro. Anche tu, come me, sai che se Iron Mike non si sveglia, il campo non resiste sei mesi. Ok, aspetta ancora il punto. Senti, so di averti rotto le palle. Lo sappiamo entrambi. Ma molti hanno visto cosa hai fatto per il tuo amico e il lavoro per l'accampamento. I tempi cambiano, fratello. Quando Iron Mike andrà in pensione, diciamo, io e te potremmo gestire la comunità insieme. Io e te. A capo dell'accampamento. È davvero di questo che volevi parlare? Ehi, che cazzo, ascoltami. Stammi a sentire un secondo. Ho molti amici all'interno del consiglio e sono d'accordo. Molti pensano che il vecchio debba mostrare. No, stronzate, Ricky non approverebbe mai una cosa ma così. Ma lei è tenera molto il vecchio, tu lo sai. Infatti si sbaglia. E non è la prima volta. Allora io non sbaglierò. Senti, tutti lottiamo per sopravvivere, schizzo, e lo capisco. Ma ricordi che ti ho detto che non supero certi limiti. Pugnalare un amico alle spalle è uno di questi. Meglio un vecchio di merda che tutto l'accampamento. Dovresti pensarci. Ok, schizzo, ci penserò su. Ma come fa Iron Mike a fidarsi di quel coglione? L'ha persino nominato capo della sicurezza. Lost Lake, rispondete. Dicon St. John ad Iron Mike. Dick, come va? Avete trovato gli esplosivi? Sì, Mike, è tutto a posto. Schizzo sta tornando con il carico. Ascolta, Mike, devo dirti una cosa. Ok, perfetto. Ma non possiamo usarli finché non troviamo della miccia, lo sai, vero? Provo a dare un'occhiata ai nostri documenti. Mike, ascoltami. Schizzo è... Dio, che è successo? Avete provato a scannarvi un'altra volta? No, ma vuole prendere il comando del campo, Mike. Me l'ha detto lui. Ah, come se non lo sapessi. E se ricordi, ne abbiamo già discusso. Schizzo pensa che le mie idee pacifiste ci faranno ammazzare tutti. Ne parla spesso. Mike! Dick, te l'ho detto, Schizzo ha i suoi problemi, ma... Ah, che non ne ha questo mondo? Grazie per l'interessamento, ma posso gestire... Ah!
dentro. Vic, te l'ho detto, schizzo. Allora, cosa stavi dicendo? Vic, te l'ho detto, schizzo ha i suoi problemi, ma... chi non ne ha questo mondo? Grazie per l'interessamento, ma posso gestire la situazione da solo. Passo e chiudo. Ah, Gesù. D'accordo, fa di testa tua, Mike. Come sempre. Cosa si prova, eh? Cecchino maledetto. Boozer, ci sei? Sì, Dick. Sono a fine turno. Ho passato la mattinata a portare secchi di merda. Cazzo, quel bastardo di schizzo. Se vuoi sapere la verità, manca la vita dell'incubo. Dovrebbe reggere. Tu che fai? Dai sempre la caccia alla Nero? Insegui gli elicotteri? Sì. E dimmi, hai scoperto qualcosa su Sara, intendo? No, non ancora. Per quanto ancora pensi di farti sfruttare? No, lui sta cercando informazioni, ma serve tempo. Non farti troppe illusioni, fratello, dico solo questo. Chiudo. Deacon, mi ricevi? C'è altro lavoro per te. Sì, Ricky, poi faccio un salto. Passo e chiudo. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Oggi parliamo di droghe. Non che vi interessi. È merda che intorpidisce la mente e i sensi. Comunque, nel 1996 la CIA è stata coinvolta in un traffico di cocaina nel Centro America. La droga è stata portata per consegnare ai federali l'ennesima percentuale di ricchezza globale. Quando i pianeti hanno capito che quella merda funzionava alla grande, hanno pensato di puntare a casa nostra per trasformare i tossici anche in carri contributi americani. Importavano la polvere bianca dal Sud America su aerei carichi di panini. Ci hanno resi schiavi di quello schifo. Ci hanno storditi. Per tenerci schiacciati sotto le suole dei loro stivali. Cavolo, se hanno preso la nostra miseria. Hanno tirato su milioni di dollari per finanziare le loro operazioni segrete, distruggendo il cuore e l'anima di questo paese. Ma per fortuna, ormai, è acqua passata. Almeno per la mia gente. A sopravvivere. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Sì? Hai mai perso un braccio? Perché se ti succedesse potrebbe venirti voglia di bere una bottiglia o due di whisky o anche tre. Prima di allora chiudi il becco. Una banda di assassini e vagabondi. Questi sparano senza troppe domande. Ridotta troppo male. Ora sei...
Abbiamo visita. Eddie, fallo entrare. Mi sembra a posto. Dov'è Boozer? Non lo so. Come non lo so? Era insieme a te. Sì, lo era, poi è sparito. Non so dove. Schizzo, che cazzo stai dicendo? Che cazzo vuoi? Senti, ha preso il whisky e ha detto che sarebbe tornato a casa. Non so altro. E tu, pezzo di merda, non hai neanche provato a fermarlo, eh? Ehi, ci abbiamo provato. Ma a volte bisogna farsi da parte. E bisogna capire quando uno è al limite. Ehi, Dick, posso farti una domanda? Non penso di potertelo impedire. No, ho sentito che Iron Mike e Schizzo sono venuti alle mani. Che sta succedendo? Gira voce che Schizzo voglia prendere il controllo dell'accampamento. Da non crederci. Ascolta, non credere a tutto quello che senti o corri il rischio di impazzire. A scanso di equivoci, nessun rimborso. D'accordo. Ci vediamo in giro. Ehi, come ti va? Solo una? Ok, bene. A presto. Che vuoi? Hai qualcosa da dire? Mi serve la moto. Un secondo, faccio io. Ricky, ci sei? Qualcosa non va. Boozer è uscito, ma non è ancora tornato. Merda, lo stai cercando? Ti serve aiuto? No, non c'è problema. Boozer, sei lì? Boozer! Sì, Dick, sì, sono qui. Dove sei finito? Ormai è quasi buio. Un secondo, faccio io. Dove? Sono alla fattoria. Alla fattoria. Ok, aspettami lì, sto arrivando. Certo, sto qui. Ho capito, ho capito. Nessun problema, sono alla... La fattoria. La vecchia fattoria. Dio. Merda. Ah, carne. Mi serve la moto.
Ok, ecco la fattoria. Secondo Ricky, la squadra è qui. Boozer! Ci sei, Boozer? Accidenti! Ok, ecco la fattoria. Ehi, dov'è Boozer? Chi? Qui non c'è nessuno. Per oggi la squadra ha finito. No, è ancora qui. Il tipo grosso, con un braccio solo. Sì, ho capito chi intendi. È andato da quella parte, verso la vecchia fattoria. Credevo aspettasse un passaggio. Se lo vedi, digli di restare qui e chiamare me o Ricky. D'accordo, come vuoi. Boozer! Ci sei? Boozer! Dove ti sei cacciato, Boozer? Schizzo ha detto che aveva una bottiglia di whisky. Dove sarà andato a bere il suo whisky? In una di queste fattorie. Ah, deve essere questa. Boozer! Sei qui? Sì, deve essere questa. Ah, bel libro. Potrebbe servirmi. Da che parte? Una bottiglia di whisky. Vuota. Un attimo. Una confezione di birra.
Ok, vediamo. Che succede qui? Centro. Una bottiglia di birra vuota. La direzione è questa. Cazzo. Schizzo ha ragione. Sta tornando a casa. È a piedi. Non può essere andato lontano. Boozer! Boozer! Ehi, Dick. Come va, fratello? Ti avevi detto di venire alla fattoria, ma ho controllato e ti garantisco che non c'eri. Ma quale... Oh, l'altra fattoria, Dick. Io sono nell'altra fattoria. Insomma, ho trovato una cassetta di birra e ho pensato di fare due passi, sai? Una bella camminata al tramonto e così sono arrivato fino all'altra fattoria. Quante bestie, zio, via. Io. Oh, merda. Ah! Cristo, Boozer, che stai facendo? Vediamo. Dove? Altre bottiglie di birra. Vuote. Altre tracce. Ok, non sei nel granaio. Una fattoria o un granaio o nessuno dei due. Finalmente. Ok, diamo un'occhiata in giro. Boozer, sei qui dentro? Boozer! Di sopra. Ok, è altra camera. Che abbiamo qui? E altra bottiglia di birra. Il letto è bagnato. Meglio non indagare. Boozer, dove sei? Boozer! Dick, ti aspettavo per bere una birra insieme e fare due passi. Boozer, dove sei? Guardati intorno e dimmi cosa vedi. Cosa c'è intorno a te? Dammi un punto di riferimento. Ah, te l'ho già detto. Guarda che roba. Cosa? Boozer, cosa hai visto? La strada è... Porca vacca, la strada sembra sparita. È come se qualcuno l'avesse spazzata via di netto. La strada è sparita? Oh. Sì, è... È come se qualcuno l'avesse cancellata. Sparita nel nulla. Camminavo. Camminavo. E ora la strada è scomparsa. Dove stai andando, Boozer? A casa. Voglio tornare a casa. Ascolta, fermati lì. Resta dove sei, nasconditi, non farti vedere e aspetta di sentire la mia moto. Arrivo. Col cazzo che mi nascondo. Io voglio tornare a casa, Dick.
a casa. Cazzo, Bowser! Serve la moto. Strada morta, strada morta. Ma non può essere morta. Dove sarà il tratto mancante? Deve essere lui. È la pista giusta. Impronte di stivali. Bingo. Mi serve la moto. Non posso dar passaggi senza moto. Bowser, ci sei? Mi sto avvicinando. Io ho seguito le tue tracce. Come mi hai spiegato? Bowser, andiamo. Resta dove sei, ok? Eccolo lì! Tardino per una passeggiata. Dick! Come stai, vecchio mio? Bowser, dove vai? A casa. Ecco dove vado, casa. No, non possiamo tornare al Monte O'Leary. No, caso che torno al Monte O'Leary. Io vado a Farewell. No, merda, coraggio, no, dobbiamo andare. Non ci provare, fratello. No, vuoi fare a botte? Va bene, mettiti in fila dietro di loro. Avanti! Ok. Quindi è così? Forza, vattene, fratello! No, non penso proprio. Bowser? Eh? Amico! Bowser? La notte in cui hanno ucciso la tua donna. Che cosa ti ho detto? Giovi. Sì, che cosa ti ho detto, eh? Quando ti ho trovato a metà di una cassa di whisky che ti uccidevi di alcol. Che cosa ti ho detto? Hai preso una bottiglia e te la sei scolata. Era strapiena di whisky. E mi hai detto che se volevo bere fino a crepare, tu mi avresti seguito. Perché siamo fratelli. Quindi ti ripeto, Bowser. Finisce qui? Ce ne andremo così? Vai, vai, vai! Andate! Allora vai più veloce! Ah! Auto! O meglio, rottato. Le vedo, Bowser. Occhio, un pulmino della scuola. Un pulmino! L'ho visto. Anch'io andavo a scuola con il pulmino. Utile, Bowser. Grazie per l'informazione. Oh, merda, furiosi! Li vedo, Bowser. Questo era l'ultimo. Ce l'abbiamo fatta. Certo, hai avuto il minimo dubbio. Ehi, Dick. Bowser, ascolta. No, io voglio solo dirti grazie, davvero. Bowser. No, senti, ascolta un attimo. Sei venuto qui e hai salvato il culo un'altra volta. Sono in debito con te, fratello. No, Bowser, ti sbagli, è l'esatto contrario. Se non fosse per te, sarei morto e sepolto da mesi, o peggio. Avevi detto che
Non c'è niente di peggio. Starei bene? Sicuro. Non vedo l'ora di stendermi in Brand. La mia prima volta. Ehi, ciao. Ehi, Blair, come stai? Dick, l'hai trovato? Sì, Ricky, l'ho trovato. Come sta? Beh, diciamo che lo aspettano i peggiori postumi della storia. Ah, i postumi. Ok, lo terrò presente quando passerò a trovarlo domattina alle 6. Sì, sì, grazie a Dio. Se lo merita, Dick. Sono felice che stia bene. Tanto che sembrava un cane rabbioso. Sì. Grazie per la visita. Si è avventata su. Come andiamo? Un povero studente. Come ti va? Ti sei dato da fare. È tutto. Ah, è tutto? Mi sono allontanata subito senza esitare un secondo. E come dicevo, questo è stato il mio ultimo giorno di lavoro. Sì? No. Per ora è tutto. Apro il cancello. Ehi, hey, Ricky, ho un... mi serve un favore. Sì? Che vuoi, Dick? È per il braccio di Boozer. Ho visto l'uncino che gli hai costruito. È bello, ma non pensi sarebbe meglio se al suo posto mettessimo qualcosa come un coltello o una lama, per esempio? Oh, sai... oh, aspetta. Oh, mi aiuti? Grazie. Se tu... Oh, mi spiace, scusa. Quindi, tu vorresti che costruissi una protesi a coltello per Boozer? Sì, lo tirerebbe su di morale, si sentirebbe più, come dire... Dovrei militarizzare Boozer. Detta così suona male, ma... Ti sto prendendo in giro, Dick. Mi sembra un'ottima idea. Devo controllare l'inventario e ti dico cosa mi manca. Ok? Ok. Bene. Compri qualcosa? Do un'occhiata. Faccio il pieno. Ok. A dopo.